Vediamo come fare la ricerca avanzata nel Joanna Briggs Institute. La ricerca avanzata, come quella base, ha solo un campo di ricerca. Vengono però proposte quattro opzioni diverse: parola chiave, autore, titolo e rivista. Quest'ultima opzione è inutile nel caso del Joanna Briggs Institute. La troviamo perché, come abbiamo detto nel video introduttivo, la piattaforma Ovid fa riferimento anche alla banca dati Medline. La ricerca più comune è quella per keyword. Cerchiamo ad esempio le ulcere da pressione. Scrivo pressure ulcer, lasciando l'opzione che esce di default, quindi keyword. Dovremo attendere qualche istante per vedere apparire i risultati. Troviamo 67 risultati. Possiamo usare il carattere speciale del troncamento, asterisco o dollaro, per cercare in una volta sola tutte le parole che hanno la stessa radice. Se scrivo ad esempio pressure ulcer asterisco, cercherò sia ulcer singolare che ulcers plurale. Lancio la ricerca, così trovo 140 risultati. Si possono usare anche gli operatori booleani. Cerchiamo ad esempio la prevenzione delle ulcere da pressione. Scrivo la prima parola chiave, che è prevention. Metto l'operatore AND a indicare che voglio che siano presenti contemporaneamente i due concetti. E scrivo la seconda parola chiave, che è pressure ulcer. Lancio la ricerca. Troviamo 47 risultati. Notiamo qui la differenza con PubMed, dove quando scriviamo due parole una accanto all'altra viene sottinteso l'operatore AND. Il Joanna Briggs Institute non lo fa. Dobbiamo ricordarci quindi di mettere gli operatori booleani.